Appuntamento con l'avvocato Vincenzo Spinelli. Ben ritrovato, avvocato. Grazie, grazie Giuseppe. Allora, avvocato, è stata una prima puntata in cui abbiamo ampliato il raggio d'azione sul discorso articolo 18, che credo abbia avuto anche un bel seguito, visto che sono arrivate le email, che vi ricordo sono da inviare in modo specifico all'indirizzo di posta elettronica quesito giuridico chiocciola virgilio.it. Non è la mail dell'avvocato Spinelli, ma è la mail che l'avvocato Spinelli utilizza in modo specifico per questa trasmissione. Parleremo di diritto del lavoro, andremo specificamente nel rapporto lavoratore-aziende, quello che succede con le nuove norme, abbiamo parlato dell'articolo 18. Oggi cercheremo di soffermarci per larghi tratti su alcune questioni legate anche alle nuove normative che hanno provocato comunque delle difficoltà. Voglio ricordare soltanto per conoscerlo meglio, visto che siamo al secondo appuntamento, che l'avvocato Vincenzo Spinelli del Foro di Nocera Inferiore ha solo 38 anni, ma questo è un merito e non Grazie. certo un demerito. Ha il suo studio a Nocera Inferiore. L'avvocato Spinelli è laureato dal 2004 all'Università di Bologna, ha conseguito un master in diritto del lavoro iscritto all'Albo degli Avvocati nel 2007. Siamo di fronte dunque a una persona che può veramente cercare di darvi una mano, ovvie mai ne avreste bisogno in questi ambiti, in particolare quello del diritto del lavoro. Allora, bando alle ciance, avvocato. Innanzitutto, credo che la prima puntata ci abbia aperto veramente dei confini clamorosi sotto Certo, sì. l'aspetto del rapporto azienda-lavoratore. Spesso, purtroppo, sta succedendo che tante persone, anche quelle, soprattutto quelle in età un po' più avanzata, stiano cercando lavoro perché l'hanno perso inopinatamente, proprio con Certo. i licenziamenti, spesso anche per non giusta causa, come dicevamo e facevamo riferimento nella scorsa puntata. Oggi parliamo però, e l'abbiamo anche accennato l'altra volta, di mobbing. Allora le chiedo, avvocato, ma il mobbing fondamentalmente, spieghiamolo un po' a tutti, che cos'è e in che quadro viene inserito? Allora, innanzitutto l'espressione mobbing non è una parola italiana, ma deriva dall'inglese, dal verbo to mob, che significa assalire, molestare. Quindi già il significato di questa parola, diciamo, non ci promette, Nulla di no, buono. infatti, purtroppo no, ci fa capire che ci troviamo di fronte ad un fenomeno delicato, sicuramente con una persona che va a soffrire con delle sofferenze che purtroppo è proprio il lavoratore. Infatti, in ambito lavorativo, con il mobbing noi vogliamo descrivere quel fenomeno che consiste in degli atti, in delle condotte che perseguitano il lavoratore, che consistono appunto in una vera e propria prevaricazione psicologica a danno del lavoratore. E quindi abbiamo dei comportamenti vessatori che vogliono appunto in un certo senso annientare il lavoratore, lo vogliono appunto isolarlo dall'ambiente lavorativo. Ecco, dopo torneremo magari con qualche esempio specifico. Detto questo, io direi di introdurre in modo ampio l'argomento con alcune interviste che abbiamo realizzato, Perfetto. gente che abbiamo appunto interpellato sulla questione mobbing, vediamo che cosa ci hanno detto. Allora, abbiamo sentito le impressioni delle persone. Credo che sia un fenomeno che anche spesso venga sottovalutato, non so Certo, se è sì, purtroppo così o meno, ma è così. come ci si deve comportare, ci arriviamo dopo, ma gli autori del mobbing fondamentalmente chi sono? Allora, ovviamente la vittima è il lavoratore, gli autori possono essere sia i colleghi del lavoratore o anche quello che è il superiore gerarchico, i superiori, e in particolare noi dal punto di vista tecnico, se il mobbing proviene dal superiore, parliamo di o mobbing verticale o di bossing, proprio per indicare appunto il boss, cioè il capo, colui che è il superiore del lavoratore. Se proviene invece il mobbing da altri lavoratori, da dei colleghi, parleremo di un mobbing orizzontale. Quindi, insomma, succede che, ipotesi, in un ambiente lavorativo, lo stesso collega lavoratore può causare una situazione di mobbing a questa Certo. persona, probabilmente causata anche, dettata, meglio dire, dai piani superiori che magari hanno individuato in quel lavoratore una persona scomoda. Giusto dire Esatto, una così? vittima, sì, infatti il lavoratore subisce dei veri e propri attacchi, controattacchi,
continui che si ripetono nel tempo, attacchi che vogliono, lo pongono appunto in una posizione di debolezza, privo di difese, perché lo vogliono isolare. Allora l'isolamento può avere due fini, o perché si vogliono le dimissioni del lavoratore, quindi si vuole che quel lavoratore attaccato, mobbizzato, fuoriesca da quell'azienda, oppure in alcuni casi non si vogliono le dimissioni, ma si vuole che quel soggetto venga isolato e quindi privato appunto di quelle che sono le sue funzioni, impedirgli che possa esercitare quelle attività che normalmente gli spetterebbero, avere quelle relazioni umane che normalmente si hanno in un ambiente di lavoro con gli altri colleghi, con il proprio superiore. Infatti, se io faccio un esempio, possiamo avere un lavoratore che chiamo Mario. Se il lavoratore Mario è mobbizzato, viene attaccato dal suo superiore, dai suoi colleghi, il suo superiore, i suoi colleghi potranno avere la voglia di cacciarlo via dall'azienda, oppure semplicemente vorranno che Mario non partecipi a quel processo decisionale proprio di quell'ufficio di cui fa parte. Quindi delle condotte che in ogni caso vogliono isolare il lavoratore, sicuramente creano uno stress, creano dell'ansia, della tensione nel lavoratore, creano sicuramente una sofferenza. Certo, tra l'altro abbiamo anche un po' accennato, come dicevo la scorsa settimana, con quell'intervista in cui abbiamo visto solo di spalle una persona intervistata che aveva subito, mobbing, certo, ma non solo, anche altre conseguenze con minacce dal proprio datore di lavoro. Ma questi attacchi, parliamone, perché mi viene il dubbio, ma esiste un mobbing fisico, un mobbing economico, un mobbing prettamente lavorativo? Cioè come vanno suddivisi, ecco, giuridicamente? Ecco, perché si deve parlare di mobbing e quando si deve parlare di mobbing? Esistono anche atti leciti che non vadano invece a invadere il discorso mobbing? Allora, il mobbing è un fenomeno complesso e quindi anche gli atti possono essere variegati, cioè che si vanno a differenziare. La peculiarità del mobbing è che noi non abbiamo solo un singolo atto. Se noi abbiamo un singolo atto come atto isolato, comportamento isolato, in quel caso non è mobbing dal punto di vista giuridico. Quindi sono necessarie una serie di atti, una serie di persecuzioni che si vanno a ripetere nel tempo, che perdurano nel tempo. E come anche lei diceva prima, Giuseppe, noi possiamo avere sia atti illeciti, ma anche atti leciti. Atti illeciti li possiamo avere ad esempio quando il lavoratore viene insultato in maniera continua, quella è una forma di mobbing, quando addirittura è vittima di violenze fisiche, perché purtroppo possiamo avere dei casi in cui il lavoratore viene aggredito fisicamente, quindi in questo caso siamo in atti illeciti, addirittura penalmente rilevanti, però il mobbing si può realizzare anche con degli atti leciti, perché un atto, anche se illecito, però ha la finalità di perseguitare il lavoratore, creare quella forma di prevaricazione psicologica di cui dicevo prima. Quegli atti leciti inseriti in questo contesto inquinato, non puro, finiscono per diventare atti antigiuridici, quindi atti illeciti perché vogliono, il fine è illecito, quindi vogliono perseguitare il lavoratore. Ma l'atto lecito allora qual è? Cioè, c'è una dimensione in cui si può inserire l'atto lecito invece che non risponde, sì, al mobbing? Ascolti, un esempio se vuole, glielo faccio. Forse anche per chi ci segue, sì, è meglio. Sì, anche da casa ci capiscono. Faccio un esempio, il datore di lavoro, quando esistono dei presupposti, ha il potere di aprire un procedimento disciplinare. Se il lavoratore ha commesso delle infrazioni, aprire un procedimento disciplinare è un vero e proprio diritto del datore di lavoro. Tuttavia, se il procedimento disciplinare, quindi anche l'applicazione di una sanzione disciplinare, diventa solamente un pretesto per far soffrire il lavoratore, creare quella prevaricazione psicologica, perseguitarlo, e in realtà il procedimento disciplinare non trova come fondamento la trasgressione del lavoratore, l'inadempimento, allora dei procedimenti disciplinari che vengono minacciati o comunque vengono aperti con la sola finalità di perseguire il lavoratore creano mobbing, perché si inseriscono in un contesto particolare. Certo. Mettiamo conto invece che oggi io sono caporedattore, domani mattina l'azienda mi dice no, non sei più caporedattore, sei semplice collaboratore. Sia sotto il profilo economico mi crea uno svantaggio, sì, e sia non sotto il profilo economico.
Nei fatti però poi mantengo più o meno le stesse mansioni precedenti. Questo è un atto lecito o illecito? Ascolti, normalmente, qui è un discorso complesso, allora normalmente il mobbing ci sono dei casi in cui viene appunto accompagnato da un demansionamento, cioè i casi in cui un soggetto viene ridimensionato. Esatto, viene privato delle sue funzioni. Quello che è importante è le mansioni di fatto che vengono svolte, al di là di quella che può essere la paga, la carica, certo, esatto, certo, la retribuzione. Se lei è un caporedattore, poi improvvisamente viene messo in una stanzetta da solo, isolato, che non può più prendere delle decisioni proprie della figura del caporedattore, è ovvio che Esiste il mobbing in questo esiste tempo. Il mobbing, certo, in un contesto poi da valutare più ampio, qualora ci fossero anche ulteriori atti, ulteriori comportamenti, ulteriori persecuzioni nei suoi riguardi, ulteriori forme di pressione psicologica, di prevaricazione. Quindi sicuramente quando abbiamo un mobbing non dobbiamo analizzare il singolo atto, ma l'intero contesto e valutare se ci sono dei comportamenti che si uniscono, che hanno lo stesso disegno criminoso, ecco, se mi passate questa tra virgolette, certo. Ecco, avvocato Spinelli, mi viene un dubbio. Difficile che il mobbing possa, almeno secondo la mia opinione, ma è un'opinione come tante altre, difficile che il mobbing possa trasformarsi in un vero e proprio mobbing fisico, insomma, di violenza, credo. Più che altro si lavora su un discorso psicologico. Ma quali sono i danni che il mobbing crea a un lavoratore? Allora, normalmente il mobbing va a creare un danno alla salute, quindi un danno all'integrità psicofisica, perché, come già prima accennavo, c'è una sofferenza del lavoratore che si protrae nel tempo, perché ci sono atti che si ripetono nel tempo e quindi normalmente il lavoratore si ammala di depressione, inizia ad avere delle crisi di panico, degli stati d'ansia, perde l'autostima che può avere in se stesso, può diventare taciturno e quindi, come ben può capire, abbiamo un danno alla salute, perché la depressione, l'ansia sono delle vere e proprie malattie della salute, ma anche un danno alla personalità del lavoratore, perché questa personalità va a cambiare, non è più quella che era in precedenza, prima del mobbing. Certo, è giusto. Lei ha ricevuto anche una lettera, mi diceva prima a microfoni spenti, vogliamo sintetizzare? La sintetizzo, ovviamente. C'era un signore che appunto mi diceva che era, sì, mi ha scritto, che mi raccontava che subiva un vero e proprio mobbing. Mi diceva appunto che in continuazione veniva insultato dal suo superiore, addirittura non poteva allontanarsi dalla stanza che trovava i documenti sporchi di caffè, e questo accadeva ogni 2 o 3 giorni. Il superiore gli minacciava in continuazione di aprire procedimenti disciplinari, di applicargli delle sanzioni disciplinari che ovviamente, come dicevo prima, non si basavano sulla trasgressione del lavoratore, ma bensì si basavano sul voler perseguitare quel lavoratore, quindi creargli quella forma di prevaricazione psicologica. Ecco, prima lei mi aveva chiesto degli atti leciti. Io mi vorrei soffermare sul fatto, tipo sporcare dei documenti con del caffè, che magari sono degli atti che, se considerati di per sé da soli, lontani da un contesto lavorativo, ci potrebbero anche far sorridere se fatti involontariamente, certo. Però se fatti con l'intenzione di perseguitare il lavoratore, quindi anche a danno di chi lo fa, insomma, certo, perché in questo caso se mi sporchi un documento, certo, poi non posso lavorare. E quindi questo signore poi concludeva dicendomi che nonostante tutto, mi diceva, io lotterò, andrò comunque avanti, nonostante il mobbing, nonostante queste angherie, andrò avanti e stringerò i denti, perché io amo il mio lavoro. E questa è una frase che mi ha fatto molto riflettere, ecco, e devo dire la verità, io ammiro questo signore proprio per queste cose che mi dice, che nonostante tutto lui va avanti e continuerà, diciamo, a lottare, perché ama il suo lavoro. Il lavoro che normalmente dovrebbe essere un qualche cosa che ci fa sentire appagati, ci dovrebbe dare quella soddisfazione morale ma anche economica, finisce nel mobbing per diventare invece un vero e proprio incubo, un vero e proprio tunnel buio da cui sembra che uno non riesce ad uscire.
Allora parliamo di rimedi, cioè un lavoratore che si sente mobbizzato, che viene nei fatti mobbizzato, che cosa deve fare? Allora, innanzitutto, se c'è un danno psicofisico è possibile chiedere il risarcimento del danno. Al di là del risarcimento del danno, tuttavia, quando c'è mobbing è possibile chiedere in via d'urgenza, in via cautelare al giudice un vero e proprio provvedimento con cui si chiede la cessazione di questo mobbing. Quindi si deve proporre un ricorso ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile. È una procedura più rapida, più veloce, dove il giudice, se ritiene che c'è mobbing, emette questo provvedimento con cui dispone che quella condotta deve cessare, deve finire. Certo. Allora.